stiamo imparando a doverci guardare dall'invadenza dei nuovi giganti della comunicazione digitale, che all'insegna dell'apparente gratuità entrano nelle nostre vite e le controllano le nostre vite. L'assenza di regole non è affatto garanzia di libertà. Dare regole è essenziale anche per tutti quei gruppi sociali che sono più vulnerabili. Si tratta della prima volta che in sede parlamentare si istituisce una commissione su questi temi. Internet ci deve stare a cuore perché può davvero dare un nuovo impulso alla partecipazione democratica. Crescono le opportunità, ma crescono anche le voglie di mettere le mani su Internet, per ragioni di sicurezza e per ragioni di mercato. E allora avere dei principi che rispecchino invece il nucleo originario di Internet, il nucleo accresciuto, aumentato, oggi mi sembra più importante, più utile e più urgente che in passato. Il comitato è formato da rappresentanti dei gruppi politici della Camera e poi una serie di esperti che rappresentano vari stakeholder della società civile, da professori universitari a presidenti di associazioni. Il tema principe è una riflessione generale sulla nuova cittadinanza che è anche digitale e che dovrà quindi occuparsi delle declinazioni dei diritti tradizionali in epoca di internet, ma anche delle specificità che la rete ci pone e che dobbiamo affrontare. E l'obiettivo è di andare appunto a scrivere una carta di principi, di diritti e doveri di Internet. Due sono le cose che non hanno precedenti: il fatto che un atto di natura parlamentare si sottoponesse alla consultazione pubblica e il fatto che è la prima volta che un Parlamento produce una carta di portata internazionale e di spirito costituzionale. Avere deciso di sottoporre non solo a una consultazione in rete, ma anche ad audizioni parlamentari classiche, questo testo mi pare un altro segno di misura e di consapevolezza che quello è un testo perfettibile. Abbiamo pensato che bisognava coinvolgere il governo e dunque questa dichiarazione è diventata una mozione che è stata votata in aula ed è stata votata all'unanimità. Questo vuol dire che il governo è impegnato a fare suoi i principi della nostra dichiarazione. Il 17 ottobre la ministra Giannini e io firmeremo insieme un protocollo d'intesa che mira a questo, cioè tutti i membri della nostra commissione saranno impegnati a formare i formatori. Avremo un ruolo attivo nella formazione dell'utilizzo della rete. Il protocollo esiste. Siamo entrati nella seconda fase adesso, la commissione internet esce e va nelle scuole. Spero sia una giornata utile per le ragazze e i ragazzi che saranno con noi per capire meglio che stare online comporta grandi possibilità, grandi libertà e insieme ovviamente grandi responsabilità e la necessità di esserci in modo accorto. Un altro messaggio che io voglio dare ai giovani sempre è di non subire la violenza, mai, né in rete né fuori della rete. E se qualcuno si deve vergognare, sicuramente è il bullo, non è chi è messo in condizioni di essere invece oggetto di violenza. Adesso siamo qui per avviare i lavori di una commissione che si occupa dell'odio nel discorso pubblico, dell'intolleranza, delle discriminazioni e del razzismo. Io ho voluto istituire questa commissione proprio per dire no all'odio, per mettere in campo anche delle misure per prevenirlo e per contrastarlo. A me sembra che oggi quello che accade sul web in particolare sia molto preoccupante e l'odio sta diventando una cifra delle relazioni interpersonali, ma anche un modo di fare politica, e questo non può essere accettato, perché a volte il discorso di odio può sfuggire di mano. Come Parlamento siamo molto attenti al possibile collegamento fra le due tematiche, quindi deradicalizzazione per contrastare il terrorismo
intervento di monitoraggio più attento su tutte le forme di hate speech che si consumano via web. Il problema politico, secondo me, sta nel filtro. Quando noi filtriamo dei contenuti d'odio, chi fa l'algoritmo sono sempre delle persone che hanno a loro volta delle visioni del mondo. È un problema di formazione dei moderatori e di un più stretto rapporto tra i moderatori e le diverse associazioni che in questo campo operano, oltre che i singoli cittadini, perché si costruisca un senso comune di che cos'è un discorso di odio. Inventare notizie false o attribuire a qualcuno cose mai dette non è una goliardata. Si vuole delegittimare, si vuole ridicolizzare e si vuole gettare discredito. Io penso che sia l'anticamera dell'odio. British Member of Parliament Jo Cox was attacked in her constituency in Northern England shortly after noon on Thursday. La giovane deputata laburista è stata uccisa perché credeva in una società inclusiva, i diritti delle minoranze, dei rifugiati, perché era una donna impegnata sul sociale, sulle questioni di genere e perché voleva l'Inghilterra parte dell'Unione Europea. Ho voluto dedicare a lei questa commissione e oggi sono molto felice che suo marito ha accettato il nostro invito e che ci parlerà un po' di lei come persona, come donna, come attivista e come deputata. Quando Jo è morta mi sono imposto due impegni. Da un lato garantire che i nostri figli si sentissero amati e sicuri e che avrei lavorato con rinnovato vigore per combattere l'odio che aveva ucciso Jo. Siamo in una commissione che appunto intende parlarsi, e questa è una bella cosa, anche fra persone che hanno punti di vista politici diversi. E il lavoro che fate voi fa parte di questa missione, non è un lavoro che si ferma alle frontiere nazionali. Quello che pensava Jo, quello che penso io, è che c'è una rinascita dell'odio, dell'intolleranza nelle nostre, un rigurgito di intolleranza nelle nostre società, nelle nostre comunità, e che può essere sconfitto e sarà sconfitto se noi ci impegniamo a fondo. E voi credete che l'assassino che l'ha colpita non sia stato fomentato da notizie razziste, da false informazioni? Non credete che sia breve il passo tra la notizia falsa e l'azione materiale che ne consegue? Questo tema lo trovo di estrema importanza proprio per la democrazia. Questo è l'unico antidoto che noi abbiamo contro la manipolazione della realtà. Non ne abbiamo altri. È la verità oggettiva dei fatti.